Quindi in origine aveva un senso, nel senso, scusate il gioco di parole, l'idea era, tu piccolo risparmiatore che ti trovi davanti migliaia di prodotti finanziari, come fai a farti un'idea? Allora creiamo queste agenzie che ti danno un voto molto sintetico, questo prodotto AAA molto sicuro, questo prodotto A- c'ha un problema, questo qui B- è molto rischioso, e poi tu guardavi a seconda dell'interesse che ti promettevano, a seconda del rischio potevi scegliere. Quindi l'idea di fondo c'era. Il problema adesso è che le agenzie di rating sono società private che inseguono il massimo profitto e sono società private caratterizzate da un conflitto di interessi gigantesco. Primo, molte delle persone che sono nel consiglio di amministrazione delle agenzie di rating sono le stesse persone che stanno nel consiglio di amministrazione delle grandi banche, dei maggiori investitori. Quindi chi investe è lo stesso di quello che dà le regole. Poi c'è questo leggerissimo conflitto di interessi, per cui quando una banca o un ente finanziario deve lanciare un nuovo prodotto sul mercato, paga l'agenzia di rating perché gli dia un voto. Quindi il controllato paga il controllore. Voi immaginatevi a scuola, in cui sono direttamente gli studenti che a seconda del voto che gli mette il professore danno o non danno lo stipendio al professore. Immaginatevi che meccanismo affatto contorto che c'è. Che il problema di fondo è che oggi appunto sono delle società private caratterizzate da un conflitto di interessi enormi e che si permettono di dare un voto anche agli stati. Su questo il possibile conflitto di interessi dell'agenzia di rating, aggiungo un altro pezzetto al ragionamento per spiegarvi anche quello che sta succedendo in Grecia e in Italia in parte negli ultimi mesi. Tra i vari prodotti finanziari ce ne sono alcuni, la parolaccia si è Credit Default Swap, CDS l'acronimo, però per capirci sono delle specie di assicurazione, di assicurazioni sui prodotti finanziari. Io posso stipulare un'assicurazione contro il furto incendio della mia automobile. Se mi rubano la macchina, la compagnia di assicurazione mi deve rimborsare. Allo stesso modo, se ho comprato delle azioni della Fiat o dell'Eni, posso stipulare questo contratto di assicurazione con una banca. Se la Fiat o l'Eni non rimborsano i titoli che ho comprato, questi con cui ho stipulato questo contratto di assicurazione mi devono rimborsare. Ok? Quindi i CDS funzionano come un'assicurazione, con una piccolissima differenza. Che nel mondo reale io non posso assicurarmi contro il fatto che la sua macchina vada a fuoco, perché se poi di notte qualcuno andasse lì con un fiammifero io avrei tutto da guadagnare. Quindi nell'economia reale io posso assicurare solo i beni che sono nella mia disponibilità. Nella finanza questo limite non esiste, quindi io, anche se non ho nessun interesse in un'impresa, in uno stato, posso assicurarmi contro il suo fallimento. Allora io, per esempio, puta caso, sono una grande banca di investimento e compro una montagna di assicurazioni per assicurarmi contro il fallimento della Grecia. Anche se non ho nessun interesse nella Grecia, non ho mai visto un titolo della Grecia, ma compro una montagna di assicurazioni in cui in un momento del fallimento della Grecia non ne parla nessuno, quindi le assicurazioni costano poco, nessuno pensa che la Grecia può fallire. Il giorno dopo vado dai miei clienti e gli dico: ragazzi, la Grecia è un disastro, vendete tutto, è veramente un macello. I clienti mi danno retta e iniziano a vendere. Se iniziano a vendere per la legge della domanda e dell'offerta, se tutti vogliono vendere, i titoli della Grecia scendono in valore. Se scendono in valore, panico, altri venderanno. Magari io, come grande banca di investimento, per puro caso sono anche seduto nel consiglio di amministrazione di un'agenzia di rating e comincio a dire: sai cosa? La Grecia non è più tripla A, mettigli un A meno. E mano a mano che spargo la voce che la Grecia sta veramente finendo a gambe all'aria e sta malissimo, che succede? Succede che assicurarsi contro il fallimento della Grecia costa sempre di più. Io avevo comprato una montagna di assicurazioni pagandole pochissimo, faccio girare la voce che la Grecia può fallire, queste assicurazioni adesso valgono un sacco di soldi, io le rivendo e faccio una montagna di soldi da una scommessa contro il fallimento di un intero paese. Che cosa faccio con questa montagna di soldi? Sostituisco Irlanda con Grecia e ricomincio il gioco, poi sostituisco Spagna con Irlanda, poi Italia, eccetera, eccetera. Quindi rispetto alle agenzie di rating, sì, nessuno dà loro il voto perché credo che sarebbe in questo momento un voto decisamente basso, se ne avessero uno, insomma. Scusa.